Allora, voi la conoscete quasi tutti, credo, perché chi è Renata? Io faccio come una domanda retorica, lo dico così, tanto per dire. E per rispondere a questa domanda, mi risulta efficace usare le sue parole, dove dice: sono una formichina che sa di non poter cambiare le regole del bosco, ma gli dedica la sua appassionata partecipazione. E questa è una delle sue, dei suoi aforismi che, come vedete, qui stanno scorrendo e che io sempre trovo assolutamente straordinari. Questa signora così straordinaria di 87? Sei! 87? 86 anni, ecco. Sentite, ma vedete cosa scrive? Dice: mi sono proiettata nel futuro indifferente al fatto che non mi apparterrà, ma esiste e io desidero utilizzare il passato per dare il mio modesto contributo. E queste sono le parole, la sua tendenza a vivere veramente il presente. Credo sia una lezione per tutti. Mi piacerebbe lasciare la parola immediatamente a lei e poi partire con una lettura. Renata, benvenuta in casa nostra. Grazie. Consapevole e grata, centellino la vita. Sorrido al nuovo giorno con lieto stupore. Carezzo con lo sguardo gli alberi, il cielo, il mondo. Quel nero silenzioso che vicino al parcheggio spera in un aiutino, mentre due innamorati si baciano più in là. Quel ragazzo che corre, il vecchio che va piano, la mamma che sorride al bimbo e ai suoi perché. L'aria che viene fuori è il tepor della casa e la mia solitudine che chiamo libertà. Guarderò nello specchio il mio volto segnato e poi teneramente mi sorriderò. Ti reciti la vita con il tic-tac leggero del computer. Nelle tue mani l'anima del mondo è una tempesta che s'abbatte e tuona, ma è sempre primavera di alberi fioriti. Disegni la letizia sopra i tasti con lettere d'amore e di saggezza. Rinchiudi lo splendore dell'immenso nel fiume in piena di parole accese. Dolce Renata, che passi le tue notti a risciacquare l'abito dei giorni. Tu porti nelle case il cantico dei vespri, il volo dei colori in ogni stanza. Li benedica Iddio tutti quei fogli cuciti di sapiente tenerezza, aquiloni di carta di giornale, sempre sospesi tra la terra e il cielo, a contemplare il mondo dalle stelle. Faccio sempre un esempio del perché preferisco gli uomini. Provo a offrire un caffè a una coppia. Lei per prima cosa ammirerà la tazzina, il centrino sopra la tazzina, il fatto che il vassoio sia, diciamo, un completamento del tutto. E lui sente se scotta o se la mia zucchero. Dopo gli uomini, sai, loro vanno con questo credo che nell'amore la sincerità è tutto. Se la sai fingere, sei a cavallo. Comunque io adesso avrei voglia di sentirmi così, come con vecchi amici. Io vi voglio raccontare una barzelletta Ci stiamo. che mi è venuta in mente quando c'è stato qui Bononi, che è di Lumezzane. Avevo una voglia matta, mi sentite? Sì. Avevo una voglia matta di raccontarla, perché ci sono due ragazzetti di Lumezzane, uno di 18 e uno di 8 anni. E quello di 18 si diploma e dice: papà, mi vuoi una regione?
Ma cara, te che mi tappete per venire in fabbrica e mi dica la roba, e perciò Riccione se ne parla neanche. Interviene la mamma, lo convince un po' e i due ragazzi partono soli. Vanno in spiaggia a Riccione, figurati, tete al vento, interdentale, chiappe fuori, questo qui di 18 si perde, l'altro e comincia a passeggiare e cicciaf e cicciaf. E la conchiglia e la cosa è così e canta, poi dà uno spintone a un bambino, poi litiga un po', poi va e si perde e a un certo punto l'altoparlante annuncia: è stato trovato bambino arabo di circa 8 anni, sussurra continuamente e soltanto il suo nome, che è Toharaka Hakala. Raccontatrice di barzellette. I due amici si incontrano e uno dice all'altro: ma che brutta c'era, però insomma è morto il nonno. È il nonno, ton nonno, quella tempra di vecchio alpino, baffoni. Renata non si sente. Quella tempra di vecchio alpino, va bene? Così forte, così come è morto. Invece sai, noi stiamo al quinto piano, oddio, il burlasone al quinto piano, sì, ma la mia morte, lui sotto c'era la tenda della pizzeria, lui si è forte, gagliardo, burlasone sulla tenda, rimbalza, va dalla parte, madonna, che di fronte c'è una ramada con tutte le frecce, se ne infilza lei, no, aspetta un momento, lui l'ha scavalcata, è andato e si è attaccato a un pino, a un ramo di un pino, poi c'è sotto che è un laghetto, è il mornegato, ma no, aspetta, ma scusa, com'è il mor? Con 2 sparaga.